Questo è anche una lezione istituzionale, il dire che si deve poter discutere. Perché ne deve discutere innanzitutto, io faccio il Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale, cosa che non ha mai fatto, e che lo deve fare non a cose fatte, quando le decisioni sono già state prese, ma prima. Che cosa concretamente consisterebbe il progetto? La proposta iniziale è la fusione di A2A, azienda che conosciamo bene, e IREN, un'azienda invece che opera in tutta una fascia, diciamo, del centro-nord che va da Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia. Questo progetto iniziale, questa fusione iniziale dovrebbe poi estendersi ad altre municipalizzate o ex municipalizzate come ERA, che opera a Bologna, a GSM a Verona, a CEGAS a Padova e Trieste, eccetera. Completare quindi una fusione di tutto il nord, delle aziende energetiche del nord, in un grande polo, IREN all'acqua di Genova, di Parma, di Piacenza, di Reggio Emilia, ERA all'acqua di Bologna, A2A all'acqua di Brescia, ma anche l'acqua di Monza, di Como, di Sondrio, di tutti i comuni importanti del nord della Lombardia. Non troverete mai la parola referendum. Cioè tutto il dibattito di ingegneria industriale che si sta costruendo sulla multi-utility e quindi sui servizi pubblici, idrici, energetici, rifiuti, trasporti pubblici, tutto questo dibattito fa come se i referendum non ci fossero stati. Erano tre le richieste preparate dal referendum sull'acqua. Il primo riguardava l'abrogazione dell'articolo 23 bis del decreto legge 112/2008, il cosiddetto decreto Ronchi, che il quesito 23 bis, il primo, non riguardasse soltanto il servizio idrico, ma tutti i servizi pubblici, è chiarito, credo, a chiare lettere dalla Corte Costituzionale stessa, nella sentenza in cui ha ammesso i quesiti referendari, quando la Corte Costituzionale ha specificato quale fosse l'oggetto dell'abrogazione referendaria, per cosa si andava a votare. Io vi leggo due passi della sentenza di ammissibilità della Corte Costituzionale. Scrive la Corte: oggetto dell'abrogazione referendaria è l'articolo 23 bis, il quale risponde alla ratio di favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte dei soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, e a tal fine limiti i casi di affidamento diretto della gestione, consentendo la gestione in-house solo ove ricorrono situazioni del tutto eccezionali. Fuori dal giuridichese vuol dire si vuole abrogare quella norma che permette in via ordinaria la messa in appalto, diciamo così, la privatizzazione, tanto per intenderci. Questa formulazione, conclude la Corte, è del tutto chiara, semplice, univoca. Il 13 agosto, in particolare, in un famoso decreto legge, il 138, poi convertito in legge, ha reintrodotto, in sostanza, una disciplina che era quella abrogata, violi l'esito referendario e si ponga in netto contrasto con l'interpretazione che la Corte Costituzionale ha fornito e che vi ho riassunto. Errare è umano, perseverare è diabolico. 7 mesi dopo, il governo successivo, l'attuale governo Monti, tra i suoi primissimi provvedimenti, il famoso Cresci Italia, un altro decreto legge ovviamente, ha persino aggravato la situazione rispetto al governo precedente. L'applicazione di procedure di affidamento dei servizi ad evidenza pubblica da parte di regioni, province, comuni, eccetera, costituisce elemento di virtuosità. Se dobbiamo discutere di un eventuale multi-utility, non è l'unione di società elettriche, ma è l'unione di società che hanno debiti. Il termine del problema, perché mettendo assieme i debiti di A2A dopo l'operazione Edison salgono a 5 miliardi più i debiti già esistenti di IREN, e, ipotizzando solo l'operazione A2A più IREN, arriviamo ad oltre 7,6 miliardi di indebitamento. Ma non c'è una prospettiva di miglioramento, perché sono i numeri che non funzionano delle aziende complessivamente. Non solo è una fusione di due aziende che sono indebitate, ma due aziende che non producono più energia dal punto di vista della loro redditività.
perché la redditività dell'energia, e quindi ci sarebbe da domandarci molto come mai e quali sono le grandi rivoluzioni in corso nel settore energetico, la redditività dell'energia è in caduta libera. A2A dal 2009 al 2011 ha visto l'EBITDA, cioè il MOL, il guadagno sul settore dell'energia, scendere da 347 a 252 milioni. Per IREN addirittura siamo passati da 10 a meno 4, cioè l'energia in questo momento IREN perde nella produzione di energia. Il vero business che funziona per A2A e per IREN sono i rifiuti. E questo secondo me pone degli interrogativi estremamente preoccupanti. Ma anche questo business, sul quale vorrei invitarvi a fare una riflessione, perché fare business sui rifiuti vuol dire fare business con gli inceneritori, fare business con gli inceneritori. Anche questo business, in realtà, se ci mettiamo in un'ottica puramente di osservazione, è ad alto rischio, perché gli impianti di A2A stanno finendo, finiranno quest'anno il CIP 6 definitivamente. Senza il CIP 6, il mega inceneritore di A2A, per esempio di Brescia, è faticosamente in pareggio. I costi di gestione dell'impianto sono pari agli incassi legati alla produzione di energia e, udite bene, la tariffa rifiuti. Quindi la tariffa rifiuti non scende, perché sennò l'inceneritore di Brescia va in rosso, e quindi non sale nemmeno la raccolta differenziata, perché se sale la raccolta differenziata ci sono meno rifiuti da dare in pasto all'inceneritore. Componessimo tutte le aziende, e se Milano, per esempio, si riprendesse l'AMSA, darebbe più dividendi sui rifiuti al Comune di Milano di quanto non li abbia dati l'anno scorso A2A al Comune di Milano. I guadagni sull'acqua del bilancio di IREN sono la componente principale di crescita, perché IREN nel 2011 ha guadagnato 113 milioni di euro sull'acqua grazie all'aumento delle tariffe che ha spuntato dagli ATO territoriali con i quali lavora. Quindi non è vero che con l'acqua non si guadagna, con l'acqua si guadagna un sacco di soldi, perché si fa pagare di più l'acqua ai cittadini. Questo dal punto di vista della gestione e del piano industriale. Quello che mi sembra più interessante è possibile che si pensi esclusivamente a un'operazione di natura finanziaria di fusione senza avere nemmeno discusso di quali sono i piani industriali, perché le previsioni sul settore energetico e sul gas sono tutte in caduta libera, ma non solo per effetto della crisi. Non facciamoci la testa, i consumi sono in calo di energia elettrica e di gas non solo per effetto della crisi, in particolare nell'energia sono in calo perché stanno avendo un grosso impatto l'effetto delle rinnovabili e del risparmio energetico. La prospettiva, secondo me, di queste aziende, soprattutto delle aziende che sono dipendenti dal termoelettrico, cioè dalla vecchia generazione, anche se hanno degli impianti di cogenerazione moderni, è una prospettiva drammaticamente complessa, con numeri in caduta libera e problemi molto grossi a mantenere in vita gli impianti. Da quanto mi risulta, questo vale anche per Enel, le centrali, per esempio, di cogenerazione viaggiano, quando va bene, a 3.000 ore contro le 8.000 che sarebbero quelle di regime normale. Quindi siamo già in una fase di sovrapproduzione, sovragenerazione di energia. Ne abbiamo già oggi troppa. Guardiamo il settore dei rifiuti. AMSA, per esempio, ha annunciato il lancio della raccolta differenziata. Perché non chiediamo che venga realizzato il benedetto impianto di digestione anaerobica per la frazione umida dei rifiuti, che è in grado di produrre energia e calore per la città di Milano? Di cosa stiamo parlando? Nel nostro caso di 3 delle nostre 5 stelle: acqua pubblica, rifiuti ed energia. È di questo che stiamo parlando, è di questo che ci stiamo giocando come cittadini. Con questa procedura noi toglieremo dalla gestione diretta dei comuni la gestione di queste 3, potremmo definire dal punto di vista economico, asset strategici. In realtà sono molto di più, sono dei beni comuni. E anche sull'energia, sulla gestione dei rifiuti dovremmo poter votare e per esempio scegliere
se continuare nella strada degli inceneritori, oppure iniziare anche qui a Milano la raccolta dell'umido. L'unico motivo per cui non parte, o perché parte in una maniera incredibilmente rallentata, anche adesso, è perché sappiamo benissimo che se togliamo l'umido, la parte differenziabile non è solo l'umido, ma tutta la parte che non viene più contagiata, tra virgolette, dell'umido. E questo manderà subito in crisi il sistema di nostri inceneritori. Lasciare, in questo caso, che la scelta venga data dal profitto e non da noi cittadini che chiediamo la raccolta differenziata porta a porta spinta. E lo stesso discorso per l'energia. Chi ci dice che noi cittadini, in un momento in cui dovessimo andare a votare sull'energia, non sceglieremo al posto della modalità di gestione di A2A, che è ancora una vecchia rete? Non andremo e spingeremo subito per una smart grid, per una gestione diffusa, Jeremy Rifkin direbbe, verso la terza rivoluzione industriale? Queste sono le decisioni che dobbiamo prendere come cittadini. Io sono un consigliere comunale, il consiglio comunale è l'organo competente in queste scelte, quindi la cessione e l'acquisizione di parti di municipalizzate. Noi né in commissione né in consiglio comunale siamo neanche stati avvisati. In consiglio comunale non è passato nulla ancora, e questa è una triste verità. Noi non stiamo già più gestendo come cittadini queste aziende. Questa serata abbiamo voluto, diciamo, non ideologizzare, però c'era una cosa, c'era un denominatore comune in tutti, ed era la segnalazione di un deficit di democrazia di questa giunta. L'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma subito dopo dice che la sovranità è del popolo. Non ha detto dei partiti, non ha detto dei manager, non ha detto nemmeno delle giunte e dei governi. La sovranità è del popolo. E più sovranità di 27 milioni che l'hanno votato questo referendum e che hanno detto che l'acqua va pubblica, hanno spazzato via ogni idea di essere ideologici. Bisogna ripartire da qui. È il governo che è ideologico e di fronte a un pronunciamento continua nella sua caparbietà a rimettere in discussione come se il referendum non ci fosse. Del 75-80, tempi duri e tempi eroici per certi versi. Beh, vi assicuro che c'era l'acquedotto milanese municipalizzato, c'era AEM municipalizzata e funzionavano benissimo. EMM è ancora pubblica, MM, ed è una delle società che funzionano bene. Noi abbiamo di fronte un'operazione che consegna non tanto a dei privati, ma consegna al mercato finanziario. Guardate che oggi la parola mercato finanziario, speculazione finanziaria, è diventata una cosa orrenda. Stiamo pagando una crisi tremenda, non perché siamo stati degli spendaccioni in sanità o in pensioni che tagliano, non perché siamo stati degli spendaccioni in servizi essenziali per i cittadini, no, è perché stiamo pagando costi terribili di una speculazione finanziaria che ormai nessuno può più nascondere, e noi consegniamo i beni strategici e i servizi strategici a questa grande holding del Nord che, come dice Fassino, deve fare shopping in giro per l'Italia e per il mondo. Passera cosa dice? Dice che bisogna fare in modo che si realizzi l'uscita morbida dei comuni e della politica dai servizi essenziali. Allora io quando in questo dico, qui siamo di fronte a un vero e proprio massacro di un pezzo dell'architrave della democrazia del nostro paese. Una democrazia storica, guardate, i comuni nel bene e nel male, pur essendo criticati, sono sempre stati dai cittadini visti come un qualcosa di identificabile, di vicinanza, erano poteri che poteva comunque esercitare un controllo. Un sindaco che non ha l'orgoglio di essere lui il responsabile della gestione di questi beni, che non può dar retta a passera e consegnare al mercato la gestione di servizi di questo tipo. Guardate che è questa la grande partita che si gioca. La politica è morta in questo Paese, ha consegnato in mano a banchieri e a finanza internazionale il governo delle nazioni. Resistevano i comuni, oggi
questo disegno cala al basso fino a consegnare anche la democrazia locale in mano alla finanza e alla speculazione, consegnandogli i beni essenziali. Dicono che intorno a metà del secolo il 70% della popolazione del mondo vivrà nelle città superiori a 2 milioni di abitanti e che le megalopoli saranno decuplicate. Chi avrà in mano il controllo strategico e le decisioni strategiche sui beni e i servizi fondamentali e strategici, acqua, energia e rifiuti, ha il controllo delle città, ha il controllo della politica e ha il controllo, qualcosa di più ancora, ha il controllo della vita e della morte, della salute dei cittadini. O i cittadini oggi dicono questi beni restano qui e li governiamo e li gestiamo insieme alle amministrazioni che abbiamo elette, o se no questo è un passaggio epocale che rischia veramente di segnare un'epoca di orrori.